Giulia Bencini, capitana e protagonista dell'avventura della conquista del secondo posto da parte della RS Gin. Quali sono le tue emozioni dopo questo grande risultato storico per la società Civita Vecchiese? Beh, la squadra è contentissima, non potremo essere più soddisfatte. Un terzo posto che non ci aspettavamo, perché l'obiettivo quest'anno era la salvezza, arrivare comunque tra le prime 5-6, così. Poi è arrivata la prima tappa col secondo posto, poi il terzo posto, e questa ultima tappa ce la siamo combattuta e alla fine il risultato è arrivato. Era davvero difficile, ci sono squadre come Brescia che ha fatto il vuoto, poi il Trieste e il Giglio Montevarchi. C'è stata qualche difficoltà, qualche caduta nella terza tappa, e poi tu non hai potuto partecipare al meglio durante la seconda. Nonostante questo, sei riuscito a conquistare questo grande risultato. Sì, la seconda prova è stata un attimo combattuta, perché ho avuto un'influenza intestinale che mi ha preso proprio la mattina della gara, e un po' di febbre e tutto, quindi stavo male, ho potuto fare solo corpo libero e volteggio, però ho aiutato molto la squadra su questo. E l'ultima gara, Brescia ormai era imbattibile praticamente, cioè siamo andati a combattere con Artistica 81 e Giglio, e alla fine siamo riusciti a prenderci questo terzo posto. Ma come avete festeggiato? Niente, eravamo contentissimi, alla fine della gara non potevamo essere più contenti di così, e eravamo a 1000, quindi alla fine abbiamo festeggiato là in campo gara, vedendo la classifica. Camillo Collini, rieccoci dopo qualche giorno con l'obiettivo che è stato raggiunto, quello del podio, con il terzo posto al termine del campionato. Eh già, meno male che siamo riusciti in questa impresa, è stata dura, però alla fine ce l'abbiamo fatta, le ragazze sono state bravissime, hanno mantenuto la calma, hanno portato a termine i loro esercizi, c'è stata una caduta in parallela di Manila prontamente recuperata dalle altre tre ginnaste che sono salite in parallela facendo bene il loro esercizio, quindi insomma quella caduta è uscita dal conteggio degli elementi. Poi c'è stata una caduta in trave e da parte di Alicia, però sempre le altre tre ginnaste che sono salite sulla trave e hanno svolto bene il loro lavoro, e quindi poi alla fine il punteggio di Alicia è uscito, quindi alla fine della gara il nostro punteggio era un punteggio con tutti gli esercizi ben fatti, perché le uniche due cadute sono uscite, quindi insomma sono state brave a coprirsi a vicenda. Un podio che è arrivato praticamente con solo le vostre forze, a parte l'ingresso di Gara Vincenzi, però Serena comunque sia qui il geodetico per Reno Medici, a cui c'è un'altra grande soddisfazione, oltre a questa, poi sappiamo del fatto che mandate delle ragazze in prestito in giro per l'Italia. Sì, la squadra era composta da Giulia Bencini, Giulia Cotroneo, Manila Esposito, Martina Paganelli, Giada De Donatis, Alessia Di Nicola, Alicia De Pirro e appunto Chiara Vincenzi. Chiara è una ginnasta della società Inside Wellness di Ronciglione, dove si allena lì insieme al suo tecnico Rosanna Ripamonti, e circa tre volte a settimana si allena qua presso il polo tecnico di Civitavecchia con noi, quindi la conosciamo da una vita e c'è una collaborazione da tanto tempo con questa società, quindi insomma Chiara conosce le ragazze e le ragazze conoscono Chiara, e quindi è venuto abbastanza naturale questo percorso. E poi volevo citare anche Giulia Schiavello, che con il suo contributo è riuscita a far vincere la società Fanfulla di Lodi, e quindi a far aggiudicare il campionato di A2 alla società Fanfulla di Lodi, e anche Giorgia Di Nicola, che ha fatto la gara con Audace, e anche Audace è salita dalla A2 alla A1.